fatto un servizio sul Museo Nazionale dei Trasporti. E voi come ci siete venuti qui? Io in elicottero. Io in scooter. Sono arrivata a piedi fin qua di corsa. Allora saltiamo sul treno e partiamo con il TG dei ragazzi. Benvenuti a una nuova puntata del TG dei ragazzi. Lucia Annibali, una storia personale ma anche professionale, nell'impegno civile alla lotta alla violenza di genere. Vi proponiamo un servizio realizzato dagli studenti dell'Istituto Cappellini Sauro. Ci troviamo all'incontro dire di no, rispettare i no, non c'è nessun motivo per subire violenza, con Lucia Annibali, avvocato di Urbino, che ha saputo raccontare la sua terribile esperienza con coraggio. La mia storia inizia, tra virgolette, inizia appunto quasi 11 anni fa, perché era aprile del 2013. Io avevo allora 35 anni e comunque una sera, ecco, tornavo a casa. Nel mio appartamento, vivevo a Pesaro, oggi invece vivo a Roma, e aprendo la porta di casa mi sono accorta che dentro casa i mobili del mio appartamento erano spostati, quindi c'era una persona che a un certo punto è sbucata, questa persona tutta vestita di nero, quindi l'uomo nero, e teneva in mano un barattolo. Questo barattolo, io ho visto, c'era un liquido, e dopo pochi secondi questa persona mi ha lanciato questo liquido in volto, e questo liquido era acido. In quel momento ho anche perso da subito la vista in entrambi gli occhi, mi sono ferita, diciamo, anche alla mano, probabilmente per proteggermi, quindi ho diciamo riportato un'ustione di terzo grado profondo. Per fortuna poi dei vicini mi hanno soccorso, abbiamo chiamato i carabinieri e è iniziato poi un viaggio diciamo ospedale in centro grandi ustionati di Parma. Quale consigli si sente di dare alle persone che stanno affrontando situazioni simili alla tua? Ma il mio consiglio è quello di provare a parlarne, di quindi provare a confrontarsi per schiarirsi le idee e se c'è bisogno, ecco, per anche chiedere aiuto, soprattutto se si ha paura, se si è insicuri. E quindi questo è il mio consiglio, di non chiudersi in se stessi, ma di provare a confrontarsi con chi ci sta vicino. Siamo di fronte a una persona che esprime serenità nonostante quello che ha vissuto. Come ha trovato le forze per reagire per appunto alla caduta? Ma la forza l'ho dovuta trovare dentro di me, naturalmente, soprattutto perché era qualcosa che dovevo affrontare io in prima persona, quindi c'era bisogno di tutta la forza necessaria, forza di volontà, anche un po' di speranza e quindi di impegno anche. E poi naturalmente la mia famiglia, gli amici mi sono stati tutti molto vicini, molto, molto presenti, quindi me stessa naturalmente, ma anche tutte le persone che mi hanno aiutato, anche dei medici che mi hanno aiutato, insomma, a guarire. Quale messaggio può dare a noi ragazzi per aiutarci a capire e ad accettare il no senza che le nostre reazioni sfocino in possessività ed egoismo? Ah, il messaggio è di rispettare la volontà e i sentimenti dell'altra persona, come immagino vorremmo che l'altro rispettasse i nostri. Quindi di non costringere nessuno, no, a provare un disagio, a soffrire, a sentirsi così solo, frustrato, perché penso che non vorremmo la stessa cosa per noi stessi, e quindi provare magari a immedesimarsi, accettare e appunto ascoltare l'altro e i suoi desideri e i suoi bisogni, perché così dovrebbe funzionare la vita, così dovrebbero funzionare i rapporti tra le persone, non arrecare sofferenza, perché appunto immagino che non vorremmo, no, essere costretti a soffrire per la volontà di qualcun altro, non è giusto questo. I nostri rappresentanti dell'istituto hanno accettato di rispondere ad alcune domande. Che cosa ti porti a casa da questa esperienza?
Da questa esperienza mi porto a casa un enorme senso di, diciamo, ammirazione nei confronti di Lucia Annibali, sia per la sua forza di volontà che per la sua determinazione nel voler continuare a condividere con noi la sua esperienza nonostante tutto il dolore vissuto, diciamo. E questo non solo per sensibilizzare riguardo al tema della violenza, ma anche per dare speranza a persone che hanno vissuto o stanno tuttora vivendo situazioni di questo tipo. La sua testimonianza mi ha portato a riflettere su quanto sia importante dare voce e sostenere le vittime di violenza e soprattutto continuare a impegnarsi ogni giorno per combattere ogni tipo di violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, emotiva ed economica. Siamo qui con l'altra rappresentante di istituto. Secondo te qual è l'importanza di saper dire no e rispettare il no nelle relazioni interpersonali? E allora, saper dire no e rispettare no è fondamentale nelle relazioni interpersonali, perché aiuta a stabilire confini sani e relazioni rispettose. Il consenso e il rispetto reciproco sono fondamentali, dovrebbero essere la base di qualsiasi interazione umana e aiutano a costruire legami autentici e solidi. E è fondamentale appunto per far sentire le persone al sicuro e assicurarci di vivere in armonia. E infatti una persona deve essere libera di poter dire di no e noi dovremmo rispettarla. E noi dovremmo anche capire che noi stessi possiamo essere quelli che dicono di no. Dai capelli di sale, tutto ordine allo studio. Giulia ha visitato il Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. Vediamo il servizio. Ebbene sì, vi chiederete perché mi trovi sopra una carrozza. Ci troviamo infatti al Museo Nazionale dei Trasporti, a La Spezia. Un museo costituito appunto per raccogliere, restaurare e proteggere i mezzi di trasporto. Siamo con Giorgio Barletta, che è un volontario dell'associazione, che ci spiegherà come è nata appunto la ferrovia Valdorba. Allora, la ferrovia Valdorba, che noi abbiamo chiamato così perché il socio, il nostro volontario, che purtroppo non è più fra noi, nella sua vita aveva questa grande passione dei treni e nella sua casa in campagna e aveva lo spazio si è costruito, cioè tutta la sua vita ha costruito questa ferrovia, iniziando dalla costruzione dei rotabili. Lui ha realizzato una locomotiva elettrica che va a batterie, ha realizzato questi vagoni e poi quando andremo dentro al deposito vediamo anche gli altri mezzi che ha realizzato. Poi ha messo giù delle rotaie e si è costruito praticamente 70 metri di ferrovia. Quindi questo è tutto stato realizzato da lui, dall'A alla Z. Siamo con un altro volontario dell'associazione, Marco Icardi. Marco, puoi parlarci di come nasce l'associazione? Dunque, l'associazione è nata nel 1986 principalmente per la salvaguardia di mezzi su gomma, fino ad arrivare ad avere una collezione di prestigio anche a livello europeo. Adesso attualmente è custodita in un capannone nella speranza di poterla riaprire in un secondo tempo. Nel 91 è nata la sezione ferroviaria, che fortunatamente ha avuto uno sviluppo grazie all'aiuto anche delle ferrovie non indifferente. E oggi siamo in questa sede, per cui aperta al pubblico tutti i sabati, e continuiamo però sempre nell'opera di restauro di mezzi che arrivano, mezzi, oggetti, eccetera, che arrivano in continuazione. Quali sono i mezzi più importanti che avete all'interno dell'associazione? Dunque, per quanto riguarda la sezione ferroviaria, come dicevo prima, che è quella aperta al pubblico, abbiamo degli esemplari di mezzi macchina a vapore, macchine diesel, una macchina elettrica in corso di restauro e quello che ci fa come spezzini più piacere è i pezzi del treno di San Bartolomeo che i più anziani come me riconoscono o addirittura hanno usato e che noi stiamo riportando alle condizioni originali. Come si acquisisce un mezzo storico e poi che si deve esporre appunto all'interno di un museo? Una volta individuato il pezzo si contatta il proprietario, che può essere un ente o addirittura un privato,
si fa la trattativa. Fortunatamente il più delle volte sono opera di donazione. Siamo qui con Andrea che si occupa di modellismo. Oggi con lui andremo a vedere non solo ciò che si vede del modellismo e dei modellini, ma il dietro le quinte, ovvero la parte tecnologica. Andrea, puoi spiegarci quindi la parte tecnologica, il dietro le quinte dei modellini? Certamente. Questo è un sistema cosiddetto digitale, cioè in ogni locomotiva c'è una schedina di questo genere. La schedina risponde con tante variabili alla centralina. Nella fattispecie la centralina poi risponde al programma che c'è sul computer. Questo qua è uno schema generale di quello che è il plastico vero e proprio. Elettricamente una rotaia è continua, l'altra è tagliata in 200 pezzi. C'è un sensore che mi dice se tra rotaia destra e rotaia sinistra c'è un contatto. Un contatto vuol dire una locomotiva illuminata, o una locomotiva oppure anche una carrozza illuminata. Per esempio qua possiamo seguire quello che c'è per esempio nella stazione cosiddetta nascosta. Anche una telecamera naturalmente ce lo dice, perché questa qua è sotto la parte superiore sulla destra che vedete. Di ogni locomotiva posso comandare le funzioni, la velocità, il senso di marcia, le luci. Questa cosina qua, se vogliamo dirlo, ci fa capire che è tante ore che è in esercizio e bisognerebbe fare un po' di manutenzione. Da qui posso comandare praticamente tutto, anche le luci per esempio della stazione. Se faccio così, accendo le luci della stazione di destra e viceversa pure quelle di sinistra. Sicuramente il museo nel complesso e anche i mezzi di trasporto hanno valore storico. Possiamo dire che abbiano anche valore però turistico? Assolutamente sì. Qua abbiamo un buon numero di visitatori e direi che la maggioranza sono stranieri, però c'è un notevole giro di, ripeto, persone che vengono da tutto il mondo, che conoscono tramite internet questo sito. Se vogliamo essere onesti, una colpa nostra è quella di non essere abbastanza bravi nella pubblicità, ma cercheremo di rimediare, però è senz'altro un polo museale come può essere paragonabile agli altri musei esistenti alla Spezia. Ecco. Ha solo bisogno di una migliore attenzione da parte delle autorità. Ringraziamo tutti i volontari, in particolare quelli che hanno partecipato all'intervista, e vi aspettiamo qui al museo. Michele ci porta di nuovo in cucina. Cosa ci preparerà oggi? Ciao a tutti, oggi vi presenterò un altro mio piatto, i rossi di patate, e ve li preparerò in due modi, uno con la mozzarella e l'altro con l'uovo. Gli ingredienti sono 4 patate, rosmarino, una mozzarella, 2 cucchiai di parmigiano, un uovo per l'impasto, 2 cucchiai di farina, paprika, olio, pepe, sale, pomodorini secchi e un uovo per la farcitura. Ora peliamo le patate. Grattugiamo le patate. Adesso li mettiamo nell'acqua per far togliere l'amido. Prepariamo l'impasto. Aggiungiamo l'uovo, la farina, il rosmarino. Aggiungiamo un pizzico di sale e il parmigiano. Adesso mescoliamo. Aggiungiamo un po' di paprika e aggiungiamo un po' di pepe. E mescoliamo fin quando l'impasto è omogeneo. Versiamo un po' di olio e spennelliamo per tutta la teglia. Aggiungiamo il composto per metà del cupo apposta.
L'inforniamo per 220 gradi per 20 minuti. Passati 20 minuti sono pronti per essere sfornati. Mentre sono caldi, ultimiamo il piatto. E ora aggiungiamo un po' di pomodoro. Ora prepariamo l'uovo in camicia. Portiamo l'acqua a 80 gradi e aggiungiamo l'aceto. Aggiungiamo un pizzico di sale e mettiamo l'uovo. Prima di versare l'uovo dobbiamo formare un vortice nell'acqua con un cucchiaino. Il tuorlo deve rimanere morbido e non si deve cuocere. Componiamo il piatto. Ora aggiungiamo i pomodorini. Ed ora la parte più divertente. Il piatto è pronto e a voi studio! Il libro della settimana ce lo presenta Amélie. Ragazzi, questa settimana ho letto un libro che mi è piaciuto molto, che si intitola Amy l'Invisibile. Narra di una ragazzina di nome Amy che è molto timida e ha pochi amici, ne ha solo una di amica. Nella sua classe nessuno le rivolge la parola, infatti è per questo che il libro si intitola Amy l'Invisibile. Nella sua classe c'è un'altra ragazza che si chiama Katie ed è il contrario di lei, estroversa, popolare e per niente timida. Tutte e due sono innamorate dello stesso ragazzo. Il ragazzo si chiama Tyler. Chi delle due conquisterà il suo cuore? Lo scoprirete se leggerete questo libro. Ed ora il consueto appuntamento con la posta di Greg. La posta di Greg? Ciao bimba! Ciao! Ascolta, hai mica visto Greg? No! Perché dobbiamo fare l'angolo della posta di Greg? Sono io! No, non sono io! Ascolta, sai mica dove è andato Greg? Non so chi sia! Ma ascolta, non sei Greg travestito da bambina, eh? No! Mi chiamo Gregoria! Gregoria? Ma scusa, ma perché sei messa così? Oh, venerdì! Era la festa delle donne! E allora? E di solito si fanno regali alle donne! E quindi? Mi dovresti fare un regalo! Ma ascolta, non è che sei Greg travestito da femmina, eh? Si vede tanto! Ma Greg, ma cosa ci fai con la parrucca bionda? Oh, volevo un regalo anch'io! Ma era la festa delle donne, mica la festa tua! Lo so, mi piacciono i regali! Ah, dai, aspetta un secondo! Oh, te ne sei accorto subito! Guarda, sei anche tutto pettinato, spettinati! Oh, ora sto meglio! Appunto! Oh, ma come, perché ti eri conciato così? Oh, devo regalino anch'io! Vabbè, bastava dirlo, te lo facevo, indipendentemente! Era la festa delle donne e mi piaceva, come dire, ricevere un regalo! Va bene, ho capito, Gliel'hai fatto gli auguri alle tue compagne di classe? Oh, certamente, è fantastico! Auguri a tutte le ragazze! Ecco, bravo, bravissimo, Ma non bisogna fargli i regali
proprio quel giorno lì o fargli gli auguri quel giorno lì. Tutti i giorni dell'anno, perché le ragazze e le donne sono importantissime tutti i giorni dell'anno, non solo quello. Oh, certamente, certamente. Ecco, bravo, bravo. Allora, guarda, c'è arrivata una letterina. Vediamo un po' chi ce la manda. E dice: ciao Greg, sono Vittorio. Oh, ciao Vittorio. Ecco, ho quasi 10 anni e vivo alla Spezia. Sono un tuo grande fans. Oh, cos'è? Un tuo ammiratore. Oh, fantastico. Oh, vuoi mica un autografo? Ah, lo sai fare? Oh, no. Non immaginavo. È noto che sei scherzoso e anche simpatico. Grazie, anche tu Vittorio. Non lo conosci? Oh, se mi scrive così è simpaticissimo senz'altro. Ah, già, quella hai ragione. Ora sono in quarta ed è più impegnativa della terza. Oh, vedrai la quinta. Esatto, mamma mia. Quest'anno è arrivato un nuovo bambino in classe. È molto simpatico. Anche se non sa alcune difficoltà perché non parla la nostra lingua. Oh, cerca di aiutarlo allora, io mi raccomando. Sì, bisogna aiutarsi, fra compagni di classe è importante essere molto legati, amici, e soprattutto aiutarsi un pochino quando ci sono delle difficoltà. Oh, sì, sì, lo fanno anche con me. Cosa fanno? Oh, mi passano i compiti di matematica. Sarebbe meglio che studiassi, dici? Dico di sì. Poi dice: a ricreazione mi regala sempre le caramelle, è molto gentile. Oh, fantastico! Vengo a scuola anch'io da te, così mi regalo anche a me le caramelle. Sì, ne hai bisogno, Il mio sport preferito è il basket. Oh, fantastico! Mi piace tanto anche a me! Butto sempre la palla nel canestro. Davvero? E quando? Quando non ci sei. Ah, ecco, infatti. Dice che lo pratica nella società del canaletto. Forza canaletto, ma ci vuoi anche te giocare a canaletto? No, appunto. E penso di essere abbastanza forte. Fortissimo. A giugno andrò a fare un torneo in Calabria, per essere preciso a Locri. Ciao Greg, a presto. Oh, ciao Vittorio. Però porta la tua squadra alla vittoria, che non è il nome di una donna, è anche il nome di una donna. Auguri alle donne, ma l'abbiamo già fatto. Ma ti volevo dire, ma zio Gino, che fine avrà fatto? Era nel pentolone della strega. Oh, mamma mia. Va bene, allora proviamo a collegarci. Ok, dai. Ciao ragazzi, sono qua nel boschetto e ho una fame! Non vedo l'ora di mangiarmi un tocco di fainà e bermi un bel gotto di vin! Che bella casetta di marzapane! Che profumino! Oh, zio Gino! No, lascia stare! Lì dentro c'è una strega! Una che? Ma no, ma cosa dici? In una casa così bella? Le streghe abitano nelle case brutte. Oh zio Gino, guarda, dai retta Greg. No, no, ora vado e mi vado a mangiare un bel tocchettino di dolcetto. Ciao ragazzi. Oh zio Gino, no, non lo fare. Zio Gino, per favore, ma torna da noi. Ti credo. Ma incredibile. Ragazzi, che dire, alla prossima. Ciao, andate tante letterine. Come state facendo? Ciao ragazzi. Ciao. Il nostro TG termina qui, vi aspettiamo ad una prossima puntata.